In questo video parliamo delle impressioni. Cosa sono le impressioni? Le impressioni sono tutto ciò che il tuo sistema riceve, i tuoi organi di senso ricevono, filtrano, elaborano e trasformano in immagini, suoni, odori, percezioni corporee, eccetera. Non solo, aggiungiamo alle impressioni anche le impressioni esterne, anche le immaginazioni interne, cioè tutto ciò che è il prodotto della tua mente, pensieri, immaginazioni, i cosiddetti film mentali. Anche queste vengono annoverate tra le impressioni. E capirai bene che le impressioni in realtà sono tutto quello che, o meglio, una gran parte di quello che vivi ogni secondo. E infatti non ti lasciano nemmeno un secondo. Ogni secondo noi riceviamo impressioni e per fortuna, perché grazie alle impressioni siamo vivi, siamo inseriti nel flusso dello spazio e del tempo. Non sempre sono gestibili in modo semplice, non sempre siamo in grado di recepire, accogliere e digerire le impressioni che riceviamo. Ci sono situazioni nelle quali queste le impressioni sono troppo, quindi sono troppo per noi. E cosa accade in queste situazioni? Che le impressioni rimangono non concluse, rimangono una sorta di limbo, non trovano una conclusione, una digestione, quindi non riusciamo a comprendere, cioè che comprendere vuol dire prendere con, quindi prendere con sé, non riusciamo a comprendere quello che accade, quello che ci arriva, il flusso di informazioni che ci arriva. Di conseguenza rimangono dei nodi energetici, cioè come delle capsule spazio-tempo nelle quali il flusso di informazioni non è stato completamente recepito e completamente elaborato. La metafora con il cibo è del cibo che non è stato ingerito o non è stato digerito e rimane lì, rimane sospeso. Quindi tutto ciò che è sospeso, tutto ciò che non ha trovato compimento, tutto ciò che può essere definito un movimento interrotto, ecco, esso è un nodo energetico e sarà nostra cura andare a identificare i nodi energetici non risolti, non sciolti e casomai anche dissolverli, scioglierli, favorire la digestione di quelle esperienze che erano rimaste sospese. Perché? Perché in questo modo il flusso della nostra energia aumenta. E conseguentemente anche le esperienze che abbiamo, che sono rimaste sospese e che quindi hanno lasciato una sorta di qualcosa di non concluso, una sequenza non conclusa, possono essere concluse, quindi possono portarci l'insegnamento che possiamo apprendere da queste esperienze. Per questo motivo, le tecniche energetiche agiscono anche e soprattutto come un sistema, come un mezzo, un aiuto, un supporto per digerire ciò che è rimasto sospeso, per concludere ciò che è rimasto bloccato. Chiaramente parlo di EFT come tecnica principe, ma anche di Tai, delle tecniche di alchimia interiore che sono state elaborate specificamente per trasformare i metalli grossolani in metalli nobili. Quindi l'alchimia tratta di questo, ma alchimia si riferisce al lavoro interiore, quindi i metalli grossolani sono dentro di noi, sono questi nodi energetici. I metalli nobili sono i nodi energetici che sono stati dissolti e risolti. Quindi, grazie a questa pratica, la pratica che io sto facendo e che consiglio di fare anche a te che stai guardando, come una modalità di crescita interiore, di trasformazione interiore, ebbene, grazie a questo è possibile
ottenere delle trasformazioni molto profonde, proprio perché avvengono a livello energetico, quindi a livello sottile, e dal livello sottile si propagano a tutti gli altri livelli. Per questo motivo, ogni volta che c'è un'impressione che ti raggiunge e che non sei in grado di accogliere o di elaborare completamente, ti consiglio di farti o un giro di EFT o un giro, una procedura di TAI. Se non sai come funzionano EFT o TAI, vai sui miei siti e trovi tutti i riferimenti, le video, le pubblicazioni, articoli, eccetera, per imparare come svolgere questa tecnica. Un saluto da Andrea di EFT Italia e sentierointeriore.com.